Amici lettori, bentrovati! Finalmente, dopo 2 mesi e una settimana, ritorno online qui sul canale YouTube. E non a caso, perché sappiate, carissimi, che giorno 17 agosto 2016 saranno trascorsi ben 5 lunghi anni di me come Fra Horus qui su YouTube. Per me è veramente una bella tappa quella di essere stato presente così tanti anni qui su YouTube, con alti e bassi, con sparizioni e apparizioni, però ci sono sempre stato. E quindi cercherò di creare un video dedicato a questi 5 anni, vediamo un po' come lo imposterò, quindi continuate a seguirmi per festeggiare con me questa bella tappa. Intanto saluto i nuovi iscritti che siete sempre di più, grazie a tutti. E mi raccomando, leggete tanti libri, soprattutto adesso in estate, recuperate il tempo perduto. E prima di parlarvi della recensione del libro di oggi, vi voglio ricordare che vi dovete assolutamente iscrivere alla Lega dei Recensori. La Lega dei Recensori è un gruppo di ragazzi, tra i quali ci sono pure io, che recensiamo tante cose diverse: libri, film, videogiochi, realtà virtuale, tecnologia, fumetti, manga e chi più ne ha più ne metta. Quindi vi straconsiglio di iscrivervi a questa pagina, vi metterò il link da qualche parte, troverete comunque tutto nella descrizione di questo video. Inizio con la recensione perché il tempo fugge. Ecco, ho scelto di leggere La verità sul caso di Henri Quebert, o Quebert, non so come si legga, credo sia un cognome francese, di Joël Dicker, tradotto da Vincenzo Vega, che sarà parente di Zorro, forse, della Vega. Niente, questa è stata una scelta del GDL Fra Horus. Ecco, colgo l'occasione per ricordarvi che potete iscrivervi al GDL Fra Horus, il gruppo di lettura presente su Goodreads, troverete il link qui sotto. Ogni mese apro una votazione, ognuno può scegliere un libro, ciò che vuole che si legga, quindi può proporre un libro che si possa leggere e il libro che raggiunge più voti poi viene scelto per il mese successivo. E questo giallo thriller, tendente al thriller, è stato scelto, e anche al noir, è stato scelto appunto per il gruppo di lettura. Fondamentalmente io non sono un lettore di gialli, anche se diciamo qualcosina l'ho letta, ho letto qualcosa di Poirot, quindi della Christie, il famoso 10 piccoli indiani l'ho letto, è stato veramente molto molto interessante, vi giuro non riuscivo mai a capire chi diamine fosse il colpevole e vi straconsiglio di leggerlo, 10 piccoli indiani. Poi altri gialli, ho letto qualcosa di Maigret, diciamo sul genere giallo possiamo farci entrare pure il commissario Montalbano più o meno. Anche se è più poliziesco, però più o meno siamo sempre sul giallo perché ci sono sempre dei casi da risolvere. La verità sul caso Henri Quebert, devo dire che mi ha piacevolmente colpito. Sono arrivato in ritardo a leggerlo perché è uscito nel 2013, però ripeto, è stata una scelta, fra virgolette, imposta perché appunto è stata la votazione del gruppo di lettura e non mi è dispiaciuta. L'ho letto in 7 giorni. E gli ultimi 3 giorni credo di aver divorato una media di 150-200 pagine a giorno. Difatti, quando ero libero, soprattutto la sera o quando riuscivo a ritagliarmi qualche mezz'oretta durante la giornata, andavo subito a leggere questo libro. È la storia di due scrittori di successo, il giovane Marcus e il grande Henri Quebert. Marcus Goldman è amico di questo scrittore, Henri Quebert. Che cosa succede? Marcus ha il cosiddetto blocco dello scrittore, non riesce a scrivere più nulla dopo il primo libro di successo che ha avuto. Vive tra donne, party e lusso sfrenato.
ma è molto molto triste proprio perché non riesce più a scrivere una parola, non riesce più a mettere una parola dietro l'altra, la cosiddetta sindrome del foglio bianco. E allora che cosa gli viene in mente? Di andare a trovare appunto il suo amico Harry Quebert, che abita ad Aurora, un piccolo paesino sul mare, sul lago se non sbaglio, o sul mare, non ricordo più, comunque. Lo va a trovare e qui scopre una verità, una sua verità del passato che Harry non aveva mai raccontato al suo migliore amico, nonché ex alunno, ovvero che lui ha avuto una storia d'amore nel passato con una certa Nola, che era una ragazzina quindicenne, all'epoca lui ne aveva 34, e che frequentava, era la cameriera di un caffè che appunto Harry frequentava, dove addirittura lui scriveva. Sembra andare tutto per il bene quando ad un certo punto viene scoperto proprio il cadavere di questa ragazzina nel giardino di Harry. Al che Marcus, scusate, decide di difendere l'amico perché lui in cuor suo sa che il suo migliore amico è assolutamente innocente, lui l'ha conosciuto tutti questi anni e farà di tutto per e si improvviserà detective aiutando uno della polizia, ora non mi sfuggono i nomi, appunto a interrogare i vari testimoni dell'epoca e per far uscire appunto la verità sul caso Harry Quebert. Allora, le mie impressioni, che dire, non frequentando il genere giallo, non conosco bene i meccanismi, però devo dire che l'autore ha avuto il pregio, nella mia ignoranza, di farmi leggere tutto il suo romanzo. Allora, se voi incontrate un autore che riesce a farvi rimanere incollati alle pagine, è certamente un bravo autore. Allora, io ho letto critiche sul suo stile, la storia è piena di stereotipi, è vero. Ad esempio, la mamma di Marcus è una vera macchietta, cioè serve forse anche per stemperare un po' la tensione che si crea durante la lettura, oppure molte frasi d'amore tra Harry e Nola sembrano uscite dai libri di Dario Moccia e l'altro come si chiama, quello che fa i film che fanno quei libri orripilanti, come diamine si chiama? Fabio Volo. Diciamo che sono un mix tra questi due e diciamo che effettivamente è vero, ci sono molte frasi stereotipate, molti personaggi stereotipati, però alla fine uno non ci fa caso perché è talmente bravo l'autore a farti sviare, a non farti capire chi è il vero colpevole. Alcuni hanno scritto che hanno subito capito chi era il colpevole. Io non vi credo, non vi credo, perché vi giuro, io all'inizio temevo che il colpevole fosse lo stesso Harry, perché e sarebbe un bel colpo di scena quello di farti vedere durante il romanzo che Harry è innocente e poi alla fine ti mette la prova, seppur una sola, che incastra lo stesso Harry. All'inizio avevo questo dubbio, però devo dire che già a metà romanzo era chiaro che Harry non era stato. Ho avuto il dubbio anche su un altro personaggio, non ve lo dico per non rovinarvi la storia, però poi ho deliberatamente preso una cantonata. Insomma, a scoprire i colpevoli non sono mai stato bravo nei gialli, né quelli libreschi e né quelli delle serie TV. Pazienza. E che dire, niente, si dice che l'autore stesso ha affermato che la stesura di questo libro, lui è stato ispirato dalla lettura uomini, del romanzo Uomini e topi di John Steinbeck e un altro grandissimo capolavoro che è La fattoria degli animali di George Orwell, che casualmente ho qui con me. Questo è veramente un gran bel libro che vi straconsiglio. Se ancora non l'avete letto, dovete assolutamente leggerlo. Vi leggo una frase estrapolata dal libro, parola di Henri Quebert.
Il giorno in cui scrivere darà un senso alla tua vita, sarai un vero scrittore. Fino ad allora, una sola raccomandazione: non aver paura di cadere. Un'altra cosa che mi ha colpito è stata, in un certo senso, la passione che trasmette Marcus in questo suo voler superare il blocco dello scrittore. E poi ci sono i consigli di Harry, divisi per capitoli, come in una scuola di scrittura, i consigli appunto per essere un buon scrittore, le cose da fare o da evitare appunto per essere un buon scrittore o per diventare un buon scrittore. E quindi da questo romanzo, al di là del ben congegnato giallo che vi sicuramente assorbirà, e vi giuro, voi passerete una settimana pensando soltanto a chi cacchio ha ucciso questa ragazza. Vi arrovellerete, vi immaginerete una pista, voi stessi la immaginerete, indagherete assieme a Marcus. Questo è, secondo me, stato il punto forte dell'autore. Dicker è riuscito a farci immedesimare nei panni del detective, in questo caso di Marcus Goldman. Al di là dell'appassionante giallo che mano a mano si srotolerà davanti ai vostri occhi, la storia d'amore non mi è piaciuta tanto, sarò sincero. Anche il fatto stesso di un trentenne che si innamora di una quindicenne certamente lascia un po' così, come posso dire, un po' straniti. Però non c'è niente di pedofilo nel mezzo, non vi preoccupate, non c'è niente di pesante, anzi è, diciamo, oserei dire un amore platonico, chiamiamolo così, un amore romantico. Un'altra cosa interessante, appunto, che almeno quello che ho percepito io, è che leggendo questo romanzo vi fa venire davvero voglia di scrivere un libro voi stessi, perché sia Marcus deve rispettare una scadenza, appunto deve scrivere un libro e quindi decide di scrivere la verità sul caso Enrique Bear, ispirandosi appunto a quello che è successo al suo amico, e dall'altro scopriremo il passato di Harry, come anche lui è riuscito a scrivere Le radici del male. E anche lì vi dico che ci sarà un bel colpo di scena che forse nessuno di voi aveva previsto. E in sostanza, quindi, se siete dei bravi lettori, amate leggere, amate anche scrivere, quindi siete anche degli autori, e amate i gialli, soprattutto i famosi gialli da leggere sotto l'ombrellone, allora voi non potete fare a meno di leggere questo romanzo, che supera le 700 pagine, sfiora quasi le 800, però, ripeto, se siete in vacanza e avete, che ne so, una settimana di ferie, sicuramente sarà un bel momento per rilassarsi sotto l'ombrellone. Non mi pare di dover aggiungere altro, più o meno credo di aver velatamente detto un po' tutto, anche un po' delle cose che non mi sono piaciute. Forse il suo stile di scrittura è ancora acerbo, potrà migliorare in futuro, certamente. Ripeto, è stato così bravo a congegnare e a creare la storia con tanti colpi di scena, perché dalla metà del libro in poi ci saranno soltanto colpi di scena, persone ritenute colpevoli fino a quel momento tornano innocenti, altre invece tornano potenziali colpevoli, poi altri colpi di scena che non vi immaginerete. Insomma, veramente, è stato davvero, davvero, si vede che ha faticato e ha lavorato sodo per scrivere la trama di questo libro. Con, diciamo, e questo ha comportato certamente negativamente un non tanto approfondimento di alcuni personaggi, che appunto sembrano quasi delle macchiette, degli stereotipi, anche i famosi stereotipi della cittadina, dove ognuno si fa gli affari degli altri, quello spia l'altro, quello non si accorge di determinate cose. Mi hanno detto che questo romanzo è ispirato a Twin Peaks. Io purtroppo non ho visto questo bel telefilm Twin Peaks. Mi hanno detto però che è ispirato proprio a questo telefilm. L'unica cosa negativa è che dispiace, appunto, che nei gialli, dico, è che dispiace che c'è sempre qualcuno che muore. In questo caso ne moriranno tre, se non sbaglio.
tre, quattro, quattro persone moriranno. E dispiace certamente la fine che farà la povera e piccola Nola. Bene, non aggiungo altro perché davvero potrei spoilerare, iniziare a spoilerare. Credo di aver parlato anche troppo, però mi giustificherete, sono più di 2 mesi che non mi facevo vivo, quindi amici, ci vediamo al festeggiamento dei 5 anni di YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi alla Lega dei Recensori e buone e tante letture. Ciao, don't be la